Non è stato facile dopo un mese di aprile nero che ha portato 3 KO di fila e l'eliminazione in Coppa, ma la Dipo ha oggi la grande opportunità, dopo 70 anni, di scrivere la più bella pagina della propria storia. Accedere a quel campionato di promozione solo sfiorato l'anno scorso. È tutto un tripudio bianco-verde il comunale di Via Principato, dal quale Fabrizio Togliatti saluta gli amici calciofili e osannata l'imperiale regia di Antonio Riva illustra le formazioni iniziali di questa sfida che WeMatch offre in esclusiva. Padroni di casa con Comi tra i pali, Zecchiri, Barzaghi, Cicognani e Cuomo in difesa. Il centrocampo è composto da Ricci e Arioli centrali, laterali Frontino e Colombo. Il duo d'attacco è Sangalli e Rebuzzini. In panchina con Mister Canfor abbiamo Marangi, Levati, Migliorini, Francesco Perego, Seveso, Gueye e Pisano. Vibe che scende in campo per giocarsi le residue speranze playoff con Brambilla in porta, Cantù, Bifi, Valagusse e Chinello in difesa, Mazziotta davanti al pacchetto arretrato con le 4 mezze punte dietro ad Arlati che sono Lamparelli, Soresina, Forotti e Fadini. A fianco del tecnico Baracchetti siedono Valsecchi, Bonanomi, Davide Perego, Ferrero, Masetto, Miceli e Marchiodi. Dirige l'esperto Simonini di Gallarate. È il primo turno del playoff dell'anno scorso, curiosità. Siamo in area di rigore, occhio al destro, cercato da Sangalli, palla fuori. E dunque, primo sesto di partita che è passato, 0-0 a Vimercate, mentre attenzione al rischio clamoroso di Chinello, non riesce ad approfittarne Colombo. Zecchiri ancora la possibilità di attaccare, guadagna la sfera e poi Sangalli, area di rigore, Sangalli doppio dribbling, Rebuzzini si impappina. Arlati, è uno schema capito però da Frontino che poi si complica la vita, attenzione perché è in gioco Forotti, palla dentro, il gol, è il gol della Vibe, gol di Arlati. Cantù, Fadini non interviene e questa è l'ultima azione del primo tempo, clamoroso in Via Principato, Dipo 0, Vibe 1. C'è anche il fischio da parte del direttore di gara, battuta con il colpo di testa di Fadini sull'assistenza di Capitan Bifi. Centimetri sicuramente con Perego, Sangalli e Rebuzzini. Messo in moto Sangalli, Frontino e la parata di Brambilla che praticamente si ritrova il pallone tra le mani. Frontino ha sbagliato il gol dell'1-1. Rebuzzini e Brambilla toglie dall'angolino la punizione di Rebuzzini. Angolo numero 4 per una Dipo che sicuramente non può essere tacciata. Di poco impegno e gol! La rete di Gueye che approfitta di un pasticcio difensivo, 1-1 Dipo al 30esimo. Un'azione che poteva essere certamente più fortunata per la Dipo con il colpo di testa e poi invece un offside. Rebuzzini invece in posizione regolare e il gol! La rete di Sangalli! La rete di Sangalli, l'appoggio di Rebuzzini e il gol! E il gol! 37esimo del secondo tempo, la Dipo è avanti per 2-1. 40 minuti, infatti. Angolo adesso. Comi di pugno. Bonanomi. Sospiro di sollievo. Soresina. Zecchiri. E poi la girata. Con le reti di Gueye e Sangalli, 30esimo e 38esimo del secondo tempo, la Dipo Vimercatese approda storicamente per la prima volta al campionato di promozione. Guarda, un'emozione fantastica, era tanti anni che ci provavo e non sono mai riuscito a vincere questo campionato
e quest'anno finalmente ce l'ho fatta con la società giusta, che era tanti anni che puntava questo obiettivo. Mi ha sfumato la Coppa Italia, sembrava che ormai avevano gettato al vento tutto, invece in due partite è cambiato. Siamo qua a esultare, finalmente ce lo meritiamo, abbiamo passato un anno travagliato, momenti belli, momenti brutti, però l'importante è oggi aver vinto e adesso ci godiamo questa vittoria. Allora, dedica particolare ai miei genitori che ogni giorno, ogni domenica mi seguono dovunque, in capo al mondo, e una dedica speciale alla mia futura moglie Sararish. Assolutamente, vabbè, con Gabriele ho un rapporto particolare, che ci conosciamo da un sacco di anni e negli ultimi 3 anni abbiamo giocato praticamente quasi sempre assieme. Siamo diventati quasi come i pappagalli indivisibili. Sì, sono contentissimo. Guarda, a 20 alla fine ho visto... abbiamo visto... No, abbiamo visto i fantasmi dell'anno scorso, che avevamo già perso il campionato l'anno scorso, e invece si è riuscito a raddrizzarla, e poi sono contentissimo comunque sul secondo gol con Stefano, che siamo amici da una vita, è 4 anni che giochiamo insieme, e quindi sono veramente contento che gli ho fatto l'assist, ha fatto gol lui, abbiamo vinto il campionato. Sono stati 2 anni difficilissimi, grazie a tutti. Ci voleva dopo l'eliminazione in Coppa, dopo che siamo arrivati secondi, è stata una fatica, ma alla fine è stata premiata, è stato veramente emozionante. Che ha fatto la differenza quest'anno, perché non c'era l'anno scorso Colombo sicuramente. Grazie mille. Ho paragonato questa partita, la vigilia di questa partita, con quella del ritorno di Coppa in semifinale. Secondo me sono andati progressivamente in ansia quando hanno visto che la partita non era così semplice. Peraltro io l'avevo già spiegato che non sarebbe stata una partita facile. Non è che abbiamo giocato un calcio spettacolare, però c'è stata proprio una reazione che ci ha portato a riuscire a fare, a ribaltare il risultato, che era quello che ci serviva. Beh, pagina di quest'anno, io devo dire un grazie a tutti i ragazzi, perché hanno fatto tutti il massimo di quello che devono fare. Un grosso 10 alla società, perché la società ci ha sostenuto per tutta la stagione, ha cercato in tutti i modi di metterci nelle migliori condizioni possibili, sempre, non ci ha mai fatto mancare nulla. E poi il primo gol ha dato al secondo, e poi alla festa finale che aspettavamo sinceramente da 2 anni e mezzo. Infatti ne approfitto per ringraziare tutta la società, che in questi 2 anni e mezzo, io sono 6 anni che faccio giocatore sportivo, ma questo è, diciamo, il risultato di 2 anni e mezzo di lavoro con Canfora, con i ragazzi, col presidente e appunto la società, che ci ha permesso fino all'ultimo, insomma, di arrivare a questo sogno realizzato, insomma, ecco, dai. Più gioia, insomma, questa vittoria. In effetti sembrava tutto sfuggito, poi la vittoria di settimana scorsa. Grande direttore! Sua Cortenova ci ha dato quella consapevolezza, insomma, che non poteva sfuggirci, e così finalmente è stato. Domani, facciamo dopodomani, visto che non sono abituato a vincere campionati di prima categoria, soprattutto da direttore sportivo, e quindi godiamoci questa festa e poi penseremo da martedì via, lasciamoci anche il lunedì al futuro, insomma. Beh, possiamo dire finalmente? Finalmente, dopo 70 anni, finalmente. È una vittoria attesa, una vittoria sentita da tutti i tifosi della Dippo, da tutti i volontari che da anni ci danno da fare perché questa società possa arrivare a giocare a certi livelli. Ci siamo riusciti. Siamo riusciti in una stagione, secondo me, fantastica, perché dopo questa vittoria, oltre a questa vittoria, non dobbiamo dimenticarci della semifinale purtroppo persa di Coppa Lombardia. Eravamo vicini a fare un bis storico, però siamo stracontenti anche così. Un presidente, c'è solo un presidente, un presidente, c'è solo un presidente. Tutto merito suo, grande press. E questi sono i ragazzi per cui ne vale la pena impegnarsi, perché alla fine ti danno enorme soddisfazione.
Stavo dicendo che è la seconda promozione che io ho la fortuna di raggiungere, però questa ha un sapore speciale perché io nella Dippo da ragazzino ci ho giocato e quindi è una società che ho sempre avuto nel mio cuore.